Buongiorno a tutti, inizio il mio intervento confutando quello che è stato detto dalla squadra APO. Hanno iniziato il loro intervento specificando che l'umanità vuole sopravvivere e per fare ciò c'è bisogno di un nuovo modo di pensare. La nostra squadra è assolutamente d'accordo, ma crede che questo nuovo modo di pensare si sia già avviato, come vi spiegherà meglio anche il secondo speaker della nostra squadra, poiché i giovani, come ben sappiamo, nell'ultimo periodo si stanno attivando assai nei confronti delle politiche ecologiche e in tal proposito stanno influenzando anche la politica. Ne è un esempio il dibattito sull'ecocidio che abbiamo discusso proprio in queste Olimpiadi. La squadra APO inoltre ha sostenuto una necessità di transizione efficace, asserendo che i giovani sono molto attivi, ma sono apatici verso la politica. Anche secondo noi vi è una necessità di transizione efficace, ma credete davvero che i giovani possano costituire un elemento efficace, attivo all'interno della politica per cambiare una politica verso una politica più ecologica che guarda al futuro? Voi credete davvero che i giovani abbiano le competenze? Rifiuto. Voi credete davvero che i giovani abbiano le competenze degli altri membri del modello che la squadra propone? Hanno la stessa capacità, sono in grado di proporre un cambiamento efficace, una transizione efficace, non avendo le conoscenze, come vi mostrerò anch'io durante la mia argomentazione, ad esempio conoscenze finanziarie. Come quindi possono essere utili? Inoltre hanno detto che questi giovani sono apatici verso la politica, quindi è un controsenso. Inseriamo i giovani nella politica ma nello stesso momento sono apatici verso quest'ultima. Bene, secondo la nostra squadra questa è una contraddizione. Passerei al modello della squadra PRO. I giovani vengono eletti da scuole, da università, superiori e università. Beh, questo è già una testimonianza del fatto che i giovani non hanno compiuto il loro percorso di studio e quindi non possono avere le stesse capacità dei membri senior. Che prego. Pensi che l'esempio di influencer, youtuber che hanno dimostrato la loro competenza nell'informazione a livello globale sia un esempio più che sufficiente riguardo le loro competenze in ambito di diffusione di informazione? Assolutamente sì, ma vorrei ricordare che la divulgazione è assolutamente diversa da aspetti politici più pratici, quali gli aspetti finanziari che credo tutti siano molto importanti quando si parla di una transizione ecologica, che non deve essere solo un cambio di mentalità, ma bensì anche un cambio dal punto di vista di investimenti, quindi un cambio di indirizzamento dei fondi e quindi anche da un punto di vista economico. E a riguardo, a dimostrazione del fatto che i giovani non possono avere le stesse competenze dei membri senior, il fatto che la stessa squadra PRO ha affermato che i giovani verranno affiancati. Quindi i giovani hanno bisogno di essere affiancati perché non hanno le stesse capacità. Quindi non avendo le stesse capacità non possono avere gli stessi diritti e gli stessi doveri e le stesse responsabilità di un membro senior. Che comunque se i giovani vengono affiancati da questi ultimi è ovvio che questi qua, i membri senior, rifiuto, devono essere pronti a correggere i possibili errori causati da... proposti dai giovani. Inoltre hanno affermato che non c'è abbastanza impegno da parte dei membri senior perché questi ultimi non potranno vedere nel futuro una transizione ecologica. Quindi un 26enne, poiché voi l'avete definito come membro senior, rifiuto. Un membro senior di 26 anni non vivrà abbastanza e quindi non si impegnerà abbastanza riguardo alla transizione ecologica rispetto a un 25enne, a un 24enne, a un 23enne che, ripeto, come definito dal topic non sono membri senior ma sono definiti giovani. Bene, no, rifiuto, grazie. Bene, espongo quella che è la team line della nostra squadra. Infatti la nostra squadra è che i giovani non dovrebbero far parte degli organi governativi preposti
transizione ecologica, principalmente per tre motivi. Io, primo speaker, vi spiegherò i motivi per i quali i giovani dovrebbero dedicare il loro tempo e impegno alla formazione, allo studio. In secondo luogo, vi spiegherò come i giovani non possano avere le stesse responsabilità e gli stessi doveri dei membri senior. Il secondo speaker, invece, vi spiegherà come i giovani sono più efficaci come elemento propulsivo che come governanti o gestori della cosa pubblica, come è stato detto anche dalla squadra pro, affermando che sono molto sensibili riguardo al tema e vanno in piazza anche a manifestare, ad esempio. Bene, passerei. Bene, passerei ora alla mia prima argomentazione. I giovani sono nel periodo della formazione, quindi non hanno il tempo di impegnarsi nella politica o in qualsiasi altro grande impegno. Ricordo, la politica è un impegno a tempo pieno. Prego. Non pensi che una cadenza settimanale sia un tempo, diciamo, ristretto rispetto a quelli che possono essere i loro impegni? Assolutamente sì, ma la squadra poi non ha ben definito questa cadenza settimanale. Quindi, i giovani sono nel periodo della formazione, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di essere formati per affrontare quello che è il mondo degli adulti. Quindi devono impegnarsi, devono studiare, devono crearsi una coscienza, devono riflettere, prendere coscienza dei problemi. E lo stanno facendo, come vi dimostrerà anche il secondo speaker della mia squadra. Molti giovani sono attivi e stanno cambiando la mentalità di tutti. Vorrei ricordare ad esempio che tutti gli stati del mondo ultimamente stanno vertendo la loro politica verso una politica più green, più ecologica, anche grazie alla propulsione che la stessa squadra Pro ha affermato riguardo a una politica green. Bene, passerei ora alla seconda argomentazione, ovvero che i giovani non possono avere le stesse e gli stessi doveri dei membri senior. Per quale motivo? La politica non è un gioco. Un solo sbaglio potrebbe portare a gravi danni della società stessa e milioni di persone potrebbero rimetterci. Bene, noi crediamo che se un giovane non ha le competenze adatte per entrare all'interno di un organo governativo, non possa compararsi, avere gli stessi doveri e le stesse responsabilità di un membro senior. Non ha le stesse competenze, quindi se non ha le stesse competenze non può avere le stesse mansioni di un membro senior e quindi ha differenti responsabilità. Questa cosa qua si può notare ad esempio comparando uno specializzando a un chirurgo con esperienza di grande fama. Proviamo a mettere questi due a capo di un intero reparto, di un intero ospedale. Bene, io sono sicuro che la differenza riguardo alla gestione si vedrebbe. Grazie mille, concludo qui il mio intervento.